calcolo finale. E così è stato per tanti. Per tanti, ma non per tutti. E non importa che la penalizzazione riguardi solo una percentuale bassissima. Basterebbe una sola persona per rendere il provvedimento ingiusto. Ci ha pensato il Consiglio di Stato con le sue sentenze a dare ragione alle famiglie che chiedevano giustizia e ancora una volta è stata la magistratura a intervenire per sanare gli errori della politica. Oggi, con queste mozioni, mettiamo una toppa a quello che è stato uno sbaglio e ci auguriamo che sia l'occasione per rivedere anche altre penalizzazioni ingiustificate che il nuovo ISEE ha creato. Lo strumento è valido e funziona e può essere davvero un supporto concreto alle famiglie. Quelle famiglie che a volte vengono strumentalizzate, quando ad esempio si tratta di negare i diritti ad altre famiglie, e spesso dimenticate quando necessitano di sostegno. Grazie. Grazie a lei. Il collega Galati, prego. Presidente. Il complesso di mozioni presentate oggi in quest'Aula da diverse componenti evidenzia una situazione di contrapposizione palese tra la volontà popolare e l'azione di governo. Una contrapposizione che verte su una questione materiale come la determinazione dell'ISEE e che riguarda al contempo sia la sfera dei livelli essenziali delle prestazioni e servizi, la tutela della salute e la salvaguardia della famiglia come entità sociale fondamentale. Le componenti dei gruppi parlamentari, con diverse motivazioni ma convergenti, richiedono oggi al Governo di rivedere le modalità di definizione del nuovo ISEE, così come previsto dall'articolo 5 del decreto 201 del 2011, cosiddetta Salva Italia, che ha incluso le provvidenze assistenziali di qualsiasi natura e dunque anche le indennità di accompagnamento tra le voci rilevanti per la composizione e determinazione del reddito. Solo lo scorso anno, a distanza di 3 anni dall'introduzione, già il TAR dell'ASIO è intervenuto per affermare la necessità di una revisione normativa. Ma non è bastata la sentenza del TAR ed è stato necessario l'intervento del Consiglio di Stato con la pronuncia del 23 febbraio di quest'anno per ribadire le medesime motivazioni del primo grado e soprattutto ritardando così l'avviamento ulteriore di un processo di revisione necessario ed atteso. Un contrasto quindi netto, marcato, evidente tra l'azione di governo e le esigenze della società civile, rispetto al quale nessuno dei governi che si sono alternati nel corso di questa legislatura è riuscito a trovare una giusta ricomposizione e che oggi il Parlamento sottopone con la sua azione all'attenzione dell'esecutivo per una soluzione che si auspica celere, chiara e ferma. Con queste motivazioni la componente A annuncia il voto favorevole al complesso delle mozioni dirette ad orientare il Governo rispetto alla soluzione della questione che non è solamente sociale ed economica, ma prima di tutto etica e morale. Grazie collega. La parola alla rappresentante del Governo che deve fare una precisazione. Prego. Sì, chiedo scusa Presidente, volevo appunto sulla 01198, onorevole Savino ed altri, sì. Al punto 1 è favorevole con questa riformulazione. Quindi nell'impegno. Nell'impegno a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti sugli enti locali delle modifiche del regolamento conseguenti alle sentenze del Consiglio di Stato. Grazie. Grazie a lei. Adesso il collega Baldassarre, prego. Grazie Presidente. Inizio ricordando i due eventi principali che riguardano queste mozioni. Il primo è la sentenza appunto del TAR del Lazio del febbraio 2015, dove dice che i trattamenti assistenziali di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale e che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soldi disabili minorenni. Il secondo è poi quando viene respinto il ricorso fatto dal Governo nel febbraio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanza. Viene respinto il ricorso. Bella figuraccia.